amici di Videomakers, in questo nuovo tutorial, che è l'ultimo del nostro videocorso base, parliamo di condivisione o esportazione di un progetto in Final Cut Pro 10. Condividere un progetto significa renderlo disponibile all'esterno dell'applicazione per la visualizzazione, e Final Cut Pro ci consente di farlo in modi diversi. Possiamo ad esempio esportare il progetto sotto forma di file da vedere su computer o su un dispositivo mobile, realizzare un DVD o un Blu-ray, esportare per una visualizzazione sul web o altro ancora. Una volta quindi finito il nostro progetto, per prima cosa andiamo nella Project Library, selezioniamo il nostro progetto e accediamo all'Inspector nella sezione Share. Qui troviamo nella parte alta una serie di informazioni relative al formato del nostro video e nella parte bassa una serie di attributi. Gli attributi non sono altro che dei metadati che vengono inseriti nel file che stiamo esportando e quindi esportati con il nostro progetto. Qui possiamo vedere i campi base che possiamo andare a riempire relativamente a questi metadati, quindi ad esempio il titolo del nostro progetto, descrizione, creatore e tag. Noi possiamo in questi campi tanto inserire delle stringhe di testo inserite manualmente, come ad esempio io in questo caso creatore posso scrivere il mio nome, oppure possiamo utilizzare questi attributi per così dire dinamici che vediamo in blu, che non sono altro che degli attributi che vanno a prelevare dati dal sistema e li vanno ad associare ai vari campi degli attributi. Quindi ad esempio nel campo titolo c'è questo attributo in blu, name, che non fa altro che andare a prendere il nome del nostro progetto ed quindi associarlo all'attributo titolo. Ad esempio al campo tags troviamo gli attributi event e all keywords, che non fanno altro che andare a prendere il nome dell'evento, degli eventi associati al nostro progetto e quello delle parole chiave che abbiamo creato ed utilizzarle come tag. Se noi clicchiamo su questa freccia che troviamo sulla destra, troviamo altri campi che possiamo aggiungere selezionandoli oppure scegliendo Show All Fields, oppure possiamo scegliere Edit Share Fields e andare ad impostare il formato dei vari campi. Qui sulla sinistra troviamo i vari campi disponibili, titolo, descrizione, creatore e così via, e sulla destra possiamo impostare la formattazione di questi campi o utilizzando delle stringhe personalizzate di testo scritte da noi, oppure questi attributi dinamici che vediamo in blu. Ad esempio per il campo title troviamo l'attributo name che, come possiamo vedere dall'esempio qui in basso, va a prendere il nome del nostro progetto che è Agent Cities e lo va ad associare al campo titolo. Possiamo aggiungere altri attributi semplicemente prendendoli e trascinandoli tra questi disponibili. Quindi io ad esempio potrei, inserisco un separatore, aggiungere al nome del progetto la data, quindi vado a trascinare l'attributo current date e vediamo che automaticamente nell'esempio ho la stringa di testo risultante. Posso anche qui nella parte bassa creare una stringa personalizzata e utilizzare questo attributo custom name. Una volta completata la formattazione dei campi degli attributi, io clicco ok e torno al mio progetto. Prima di esportare il nostro video andiamo un attimo a vedere quali sono le possibili destinazioni per la condivisione all'esterno del nostro progetto che Final Cut ci mette a disposizione. Andiamo quindi nelle preferenze di Final Cut Pro e troviamo sotto Final Cut Pro Preferences. Qui sotto il tab Destination troviamo, come vediamo nella parte destra, tutte le possibili destinazioni verso le quali possiamo esportare il nostro video. Ad esempio troviamo le destinazioni DVD o Blu-ray, o possiamo esportare il video verso siti di condivisione video come ad esempio YouTube, possiamo esportarlo su file, utilizzare ad esempio dei preset di compressor. Per inserire una destinazione tra le destinazioni preferite alle quali possiamo accedere velocemente, ci basta trascinarla qui nella colonna di sinistra dove trovo le varie destination. Io sto trascinando ad esempio YouTube. Vediamo che per prima cosa YouTube mi chiede ad esempio le mie credenziali. Questo perché
alcune di queste destinazioni comportano non solo l'operazione di codifica, ma anche azioni successive alla codifica. In questo caso Final Cut si occupa non solo di codificare il video per YouTube, ma anche di andarlo a caricare online. Ciascuna di queste destinazioni ha una serie di settaggi che vediamo qui sulla parte destra. Possiamo scegliere ad esempio per YouTube la risoluzione, il tipo di compressione, la categoria. Per l'esportazione su DVD possiamo scegliere ad esempio il tipo di background. Final Cut si occupa anche di creare un menu base e un menu di capitoli, quindi in questo caso oltre all'operazione di codifica si occupa anche di creare il DVD vero e proprio. Qui troviamo inoltre sulla sinistra una serie di preset già pronti come master file, che è l'opzione di esportazione di default che ci permette di esportare un file in alta qualità, oppure dei preset per i dispositivi Apple a varie risoluzioni. Tra le destinazioni un cenno va fatto su questa che si chiama Band. Io la trascino sulla sinistra. Questa in pratica mi permette di raggruppare più destinazioni sotto un unico nome, quindi ad esempio io potrei trascinarvi sopra YouTube e export su file, e quindi in un colpo solo io potrei scegliere questa destinazione e codificare in due diversi formati il video che sto condividendo verso l'esterno. In questo caso io ad esempio potrei voler creare un file in alta qualità da tenere come archivio e una versione compressa per il web da caricare su YouTube. Bene, a questo punto siamo pronti per esportare il nostro video. Io chiudo le preferenze e mi preparo ad esportare. Per esportare il nostro progetto posso andare su File, Share e trovo le destinazioni che abbiamo appena visto, oppure ancora più semplicemente posso cliccare sul pulsante che troviamo all'estrema destra dell'interfaccia di Final Cut. Qui troviamo le destinazioni che abbiamo appena visto. Io ad esempio seleziono Master File, che è la destinazione di default accessibile anche con la combinazione Command E. Questa è la finestra di esportazione del mio video. Troviamo qui al centro gli attributi che abbiamo visto in precedenza. Notiamo che l'attributo titolo non è necessariamente il titolo che andremo a segnare al file che andiamo a salvare sul disco, quindi il file che andremo a salvare, come vedremo tra un attimo, potrà essere anche diverso. Qui a sinistra troviamo una finestra di preview, io posso passare con il mouse sopra, troviamo lo skimmer che ci consente di vedere una preview del video che stiamo esportando. Nella parte bassa ho i parametri audio e video, la durata del progetto che sto esportando, il tipo di file e qui all'estrema destra la stima dello spazio occupato sul disco. Quest'icona a forma di computer ci dà inoltre un rapporto di compatibilità. Se noi lasciamo il puntatore del mouse su questa icona, Final Cut ci mostra quali sono i dispositivi compatibili con il formato che stiamo esportando. In questo caso io sto esportando un formato in alta qualità in ProRes 422, Final Cut mi dice che questo formato è compatibile soltanto per Mac. Se accedo al tab Settings qui sulla destra posso andare a specificare in dettaglio i parametri dell'esportazione che sto facendo, quindi formato video e audio oppure soltanto video o soltanto audio, il codec, in questo caso io sto esportando in Apple ProRes 422, potrei anche cambiare codec, una serie di altri parametri come ad esempio la gestione dei ruoli che troviamo qui in basso, per i quali vi rimando al tutorial relativo ai ruoli. Clicco su Next e a questo punto io posso esportare il file sul disco, scelgo un nome, ad esempio Asian Cities Export, e clicco su Save. A questo punto Final Cut sta esportando il nostro video. Apparentemente vediamo che sembra che non stia accadendo nulla, perché Final Cut in realtà esegue l'operazione di esportazione in background. Infatti se noi clicchiamo sui background task, vediamo che alla voce sharing troviamo appunto l'operazione di esportazione del nostro video. Questo significa anche che durante l'esportazione Final Cut è disponibile per consentirci di lavorare, quindi io posso continuare a lavorare all'interno del programma. L'esportazione quindi avviene in background.
Io al momento ho esportato tutto il progetto, ma potrei anche esportare soltanto una selezione all'interno del progetto, quindi soltanto uno spezzone di questo progetto. Per fare questo utilizziamo lo strumento Range Tool che troviamo nel menu degli strumenti o che richiamiamo col tasto R da tastiera. Quindi mi basta cliccare e nel frattempo Final Cut ha esportato, ha terminato l'esportazione del mio video, quindi mi apre in automatico il QuickTime Player per farmi vedere il video che ha esportato. Quindi io voglio provare ad esportare anche uno spezzone di questo video, quindi clicco con il Range Tool in un punto, eseguo una selezione e mi preparo ad esportare. Attenzione, perché visivamente il Range Tool seleziona soltanto la primary storyline, ma in realtà il video che stiamo andando ad esportare è tutta la timeline, compresa tra gli estremi di in e out di questa selezione, quindi non soltanto la primary storyline, ma tutto, quindi anche il titolo che vediamo qui in alto, la clip audio, eccetera. Io ripeto l'operazione di prima, clicco sul pulsante di esportazione, stavolta scelgo ad esempio di esportare per i dispositivi Apple. Mi esce la schermata di esportazione. In questo caso vediamo che nella parte bassa mi viene mostrato il simbolo del Range Tool e questo mi dice che io sto esportando soltanto uno spezzone del mio video e quindi qui mi viene visualizzata la durata. In questo caso, se io vado sul rapporto di compatibilità, mi viene detto che il file che andrò ad esportare sarà compatibile con iPhone 5, Apple Touch di quinta generazione, iPad di terza generazione, Apple TV, Mac e PC. Io a questo punto faccio cancel e ritorno all'interno del mio progetto. Notiamo che una volta esportato il nostro progetto, ci appare accanto alla scritta Asian Cities, quindi accanto al nome del progetto, in alto a sinistra sulla timeline, questa icona. La vediamo meglio se andiamo di nuovo nella Project Library, la troviamo qui accanto al nome del progetto. Se io ci clicco sopra, posso accedere all'inspector, alla sezione share. In questo caso era già aperta, altrimenti sarebbe stata aperta. Notiamo qui che al di sotto degli attributi è apparso adesso questa scritta exported file con la data e quindi qui Final Cut mi mostra una cronologia delle esportazioni che io ho fatto di questo progetto. Se clicco sulla lente di ingrandimento mi viene anche mostrato il file su disco che io ho esportato. Un'ultima cosa, se io ritorno all'interno del progetto e vado a fare una qualsiasi modifica, ad esempio sposto questo titolo, notiamo che adesso accanto all'icona di esportazione mi è apparso questo punto esclamativo. Il punto esclamativo mi dice che il mio progetto rispetto all'ultima esportazione è cambiato e quindi il progetto che sto vedendo non è più allineato con il file che io ho esportato. Bene, in quest'ultimo tutorial abbiamo quindi imparato a condividere all'esterno di Final Cut il nostro progetto una volta ultimata la fase di montaggio. Si conclude quindi il nostro videocorso base su Final Cut Pro. Io a questo punto vi saluto e vi do appuntamento ai prossimi tutorial.